Buongiorno a tutti! Oggi come primo talent show dell'anno abbiamo la canzone di Serafino al maestro, come ti chiami? Ah, ok, giusto, giusto, no, perché ho il coppo lì sotto. E abbiamo il maestro Gianfrancanto e canta Serafino. Vai! Ciao a tutti, caro nuovo, la nuova performance di Serafino Show. Aspettate, mi metto un po' così e funziona, ok. Alziamo il volume. Funziona, funziona. Ah, via maestro, via, vado, 3, 2, 1, vai, 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 inizia, io inizio, sì. Vai maestro, non sento niente. Così capisco meglio. Scusate, ma finalmente sono riuscito a smetterlo. Cioè, ha smesso perché non è che sono riuscito a smetterlo. Però mi aveva promesso che poi, dopo il suo show, Serafino, smetteva di rompermi le scatole. Speriamo. Allora, ritorniamo a noi. Mi sposto più di qua sperando che mi vediate sempre. E avvio adesso. Andiamo su un'altra applicazione che questa qui l'ho già usata in effetti, si chiama Stellarium, come vedete qui. Allora, diciamo che quest'app è un'app che l'ho provata sul computer, cioè non l'ho provata perché c'è quella sul computer, sia Mac, l'ho provata sia Mac che Windows. È bella di per sé sul computer, è molto anche fluida, ho visto. Adesso vediamo quella mobile, però ad esempio quella del computer è molto fluida. Vediamo adesso qua perché poi sì. Vediamo che allora diciamo che sull'app non l'ho mai provata. Andiamo a vedere l'atmosfera. Ho dato notturna rossa, ma io la vedo anche molto scattante perché comunque essendo che il mio cellulare fa abbastanza schifo. Cioè funziona. Centro, vediamo. Andiamo a vedere ingrandimento, perché poi se ingrandisco, cioè comunque si vede, cioè come vedete la vediamo molto bene, cioè comunque, vediamo se, allora andiamo qua, aspetta, puntare spiritico verso l'alto, così, ah ok funziona, è una figata, perché funziona anche quella funziona anche quello così che l'ho visto solo un'altra parte, cioè l'ho provato un'app io quest'anno, fino adesso ho provato un'app che dopo vi farò vedere per ultima, se non in questo video il prossimo, perché comunque ci sono molte app e ho avuto comunque adesso provare quelle che non ho mai provato in. Ma che figata, ti fa vedere anche quello che c'è di sotto. Beh, comunque volevo provare appunto le app nuove e comunque questa qui la vedo comunque, vedo scattante, vediamo qui, cioè comunque è molto scattante, come vedrete. Diciamo che adesso andiamo a vedere invece i commenti, andiamo a vedere di qua, ok non c'è più, comunque come vedrete sicuramente, allora, molti dicono assolutamente inutile in versione free. Si bugga anche quando ci respiri vicino, disinstallata subito. L'app mi sembra precisa, qualche miglioria può provare visibilità delle etichette delle costellazioni. Peccato che dopo 2 giorni di funzionamento perfetto abbia incominciato a bloccarsi. Schermo nero, nessuna possibilità di ripartire. Inoltre chiede continuamente l'upgrade di funzionamento. Disinstallata perché è inutilizzabile.
Invece, andiamo nelle quelle più, comunque, più, sì, più buone, quindi sì, quelle più buone. Mi serve un'ottima applicazione, con essa sono ben tracciati molti appartamenti, apparenti degli astri. Sarebbe un completamento del programma, non lo so, come andrà a finire, non lo so. Vabbè, niente di che, comunque. Buongiorno, ho installato e sottoscritto l'abbonamento. Stupenda app, ben fatto, sono molto soddisfatto. E poi un'altra app. Beh, diciamo che con questa, diciamo che mi sono trovato molto bene nella versione del PC. Ha sempre funzionato anche nelle app, non... cioè, semi limitato nell'upgrade.